credo che ci sia questa speranza perché ho visto le progettualità, non è soltanto una la progettualità che il Comune ha presentato, ma sono diverse e sono tutte rivolte alla scuola ed è fondamentale. Credo che la speranza ci sia per due ragioni, intanto perché le risorse ci sono e sono cospicue e due perché a me sono sembrate progettualità degne del PNRR, di questa visione nuova che c'è e che abbiamo come Ministero della Scuola. È stato un momento per spiegare il lavoro che è stato fatto insieme anche alle dirigenti scolastiche, ai nostri tecnici e alle persone che ci hanno aiutato, perché oltre alla scuola mentola, che è importantissima, abbiamo presentato quasi 16 milioni di euro di lavori, tutti dedicati alla scuola, nuove palestre, nuove mense scolastiche, asili nido. E poi è stata anche l'occasione per dimostrare il valore anche sentimentale, il valore simbolico che ha questa scuola per la nostra comunità. Abbiamo fatto vedere un vecchio video dove i ragazzi che frequentavano la scuola chiedevano che venisse riaperta, abbiamo fatto fare un sopralluogo, abbiamo fatto vedere l'opera a chi è dedicata a questa scuola, il barone Antonio Amendola, l'opera importante con la biblioteca comunale. Insomma, è stata una bella giornata, la sottosegretaria ha dato buone possibilità, buone speranze, perché il progetto è valido, perché il lavoro è stato fatto bene e perché le somme oggettivamente a disposizione ci sono. Speriamo bene.